avevamo bisogno di una partita di questo tipo per riprendere fiducia proprio in casa. C'era sicuramente un po' da toglierci dalla spalla la scimmia di queste sconfitte, di cui due con Ravenna e con Montegranaro con un tiro all'ultimo secondo, dopo, come già dissi, prestazioni buone, solide contro squadre di livello importante, e anche la partita con Ferrara è stata una partita anomala. Quindi c'era questa determinazione a condurre una partita di questo tipo. E nei primi due quarti abbiamo assaggiato anche la Roseto rinnovata, perché hanno avuto da un giocatore come Rodriguez una partita di altissimo profilo. Rodriguez è la prima partita che fa con Roseto, viene direttamente dalla Serie A di Cantù. L'anno scorso aveva giocato una grande stagione in A2, per cui ha cambiato un po' il volto della squadra. Probabilmente hanno bisogno di metterli assieme, perché Rodriguez e Nikolic sono appena arrivati. Quindi nei primi due quarti si è vista anche l'animosità e la nuova determinazione di Roseto, che aveva dato filo da torcere, tra le altre cose, domenica scorsa contro Verona. Nel terzo quarto e nel quarto quarto è venuta fuori la nostra continuità difensiva. Nel terzo quarto abbiamo lasciato, crescendo di giri in difesa, solamente 6 punti a Roseto, e dando un parziale di più 20 nel terzo quarto. Lì si è chiusa la partita, la nostra qualità difensiva è continuata anche nel quarto periodo, e questo ha permesso anche a tanti giovani di stare in campo e di maturare esperienza che ci può venire utile per il futuro. Sì, diciamo che hanno avuto un trattamento, come sempre Rodney Clark riceve un trattamento importante da parte degli avversari, si è attaccato Rodriguez a lui, prima Rodriguez, poi Giordano, insomma hanno fatto una difesa al limite del fallo, continuata per 40 minuti. Rodney all'inizio ha fatto fatica, perché comunque diciamo che era una difesa sporca ma al limite. E quindi sono stati concessi alcuni contatti. Rodney nel terzo quarto ha preso fiducia ancora di più, è entrato prepotentemente in partita e sicuramente ha aiutato con una bella scrollata, ma non è questa la chiave è che tutti quanti nel terzo quarto hanno alzato i giri del motore. Già buona era stata la prestazione nei primi due quarti. Ci tengo a sottolineare la partita di Tommaso Raspino, perché è importante per noi la sua fisicità, la sua capacità di andare in aria, di andare al ferro, di avere questo tipo di energia, e oggi la sua presenza si è fatta sentire sia in attacco che in difesa. Sicuramente ha fatto la differenza l'aggressività che abbiamo messo nel terzo quarto. Loro hanno fatto, ne parlavamo prima in spogliatoio, 6 punti, 5 punti mi sembra nel terzo quarto, 6 punti nel terzo quarto. Sicuramente siamo entrati con un altro passo, un'altra determinazione. E poi comunque siamo stati bravi anche in attacco a passarci la palla, a giocare di squadra, quindi insomma siamo tutti felici, perché non era semplice, perché veniamo comunque da 3 partite perse su 4 qui in casa, nelle ultime 4, e quindi ci siamo tolti questo peso dalle spalle, siamo tutti contenti. Cioè, diciamo che non avevamo mai perso nella fiducia, siamo stati un po' sfortunati nei momenti decisivi, però insomma adesso siamo tutti contenti, perché stiamo giocando bene, e sicuramente nei primi due quarti c'era ancora quell'ansia iniziale del giocare in casa, però poi ci siamo sciolti e quindi l'abbiamo portato a casa. Sì, come ha detto Giovanni, un po' di tensione magari perché abbiamo perso 2 partite in casa consecutive, allora dovevamo spezzare questo ritmo, diciamo. E quindi il primo tempo è stato molto equilibrato, anche perché loro ci hanno messo difficoltà con i contropiedi, non ci siamo schierati bene difensivamente, e in attacco loro avevano praticamente pianificato bene la partita, quella di ostacolare i nostri migliori giocatori, Rodney, Kenny, Mario. Hanno fatto bene il primo tempo, poi il secondo tempo abbiamo difeso molto meglio, hanno fatto 6 canestri, 6 punti. Ora Forlì, ci arriviamo al secondo, terzo posto. Quindi tosta, è bella, anche perché giochiamo a Lampa, alzato caloroso, tantissime persone, vediamo loro.